Grazie, come sempre, di essere sintonizzati su Telambiente, una trasmissione questa dedicata a un saggio interessantissimo, perché ci fa scoprire tante realtà che forse conoscevamo, eravamo nel subconscio freudiano, e il saggio The Masquerade, che vedete in sovrimpressione, da Osvaldo, lo traduco, Feltrinelli all'operazione Fritz, sequestro, rapimento e assassinio del presidente Moro, a cura di Maurizio Fiorentini e Roberto Valtolina, con una prefazione di un grande amico di tutti e tre, Ferruccio Pinotti. The Masquerade è un saggio di 256 pagine. L'editore Frascati e Serra di Falco, di fresca pubblicazione, e vi dico io che è proprio interessante. C'è una prefazione e poi questa grande scelta filmografica, prologo a cura di Bettino Craxi, prima lettera di Craxi, seconda lettera di Craxi, e poi c'è l'epilogo, e qui ve lo disveleremo. 11 capitoli? Non sono mica nato ieri, nato, bella questa palindromia, gioco di parola, nato questa lunga mano della CIA degli Stati Uniti. La capitale delle BR, Genova. Il divino Tella e Giucas Casella presentano il gioco delle tre carte. L'arte dei ragni, tessere fili di collegamento robusti e sottili. L'epilogo ve l'abbiamo già detto e da quello partiremo. E allora, intanto ringraziamo Maurizio Fiorentini, che è stato obbligato da Ferruccio Pinotti a scrivere questo libro con Roberto Valtolina, perché dopo aver dialogato con Ferruccio in tempi non sospetti, noi l'abbiamo già detto quando abbiamo presentato Untold, e qui ci sono tutti i segni dove Fiorentini si è disvelato, e poi Roberto Valtolina. Maurizio Fiorentini, classe 58, cresce a Roma, da una famiglia dedita al cinema anche a livello internazionale, e poi diviene uno degli elementi di spicco di Autonomia Operaia, e questo libro lui ci racconta degli inediti che dovranno essere affrontati anche in altre trasmissioni. Roberto Valtolina lo conoscete, è uno scrittore d'inchiesta e ricercatore, ha collaborato con Ferruccio Pinotti alla stesura di Untold, la vera storia di Gian Giacomo Feltrinelli, e poi Attacco allo Stato, che abbiamo sempre presentato qui a Telambiente, e fra qualche settimana dovremo presentare, lo dico nel senso positivo, La ragazza che sapeva troppo, rispettivamente sui torbidi fatti del 93 e sul caso Orlandi. Caro Daniele, siamo qui con gli ospiti, e allora iniziamo subito. Interessantissimo l'esergo scelto dagli autori. Tutti noi indossiamo una maschera, ma arriva un momento in cui non possiamo più rimuoverla senza strapparci la pelle. André Bertium, Novelle 1971. Il saluto degli ospiti e poi ritorniamo qui, perché volevo dare così una nota per i nostri telespettatori di Telambiente che conoscono le nostre trasmissioni, per citare gli anni che hanno preceduto e hanno poi compiuto quegli anni, e sicuramente ce ne portiamo ancora presso in quest'anno. Maurizio Fiorentini, la new entry, e allora che dire di questa tua opera?
Innanzitutto buon pomeriggio e grazie dell'ospitalità. The Masquerade è un manoscritto di controinformazione documentata ed inedita che è frutto di studi che vengono da molto lontano e che sono entrati in sinergia con le ricerche di Roberto Valtolina. È una sensitiva sequela di risposte a delle domande che in realtà erano sorte già in quegli anni, che erano anni in cui i giorni valevano un anno e anni in cui una militanza iniziava a 14 anni, anni in cui abbiamo dato tutto di noi stessi. E quindi che hanno deciso non solo quello che è successo all'epoca, ma che stanno decidendo quello che sta succedendo oggi. Questo in pochissime, brevissime parole è una grandissima risposta che meritano tutti di leggere e che meritano di farla passare agli altri. Per capire quello che è successo, ma per capire quello che sta succedendo e per capire di non farlo succedere di nuovo. Allora ricordiamo la prefazione di Ferruccio Pinotti che in esergo cita Tucidide proprio perché, come avete sentito dalla voce di Maurizio Fiorentini, ci racconta quello che è accaduto non per sentirlo detto, riportare, ma per averlo vissuto. E ricordiamoci in quegli anni per una carrellata. 9 ottobre 67, assassinio di Che Guevara. 11 settembre 73, assassinio del presidente Allende. 27 ottobre 62, assassinio del presidente Mattei. 14 marzo 72, io lo uso, dico, hanno suicidato Feltrinelli e ritorniamo poi alla copertina. Pienamente d'accordo. Aprile 67, i colonnelli in Grecia. 12 dicembre 69, la fine della Innocenza, le stragi di Piazza Fontana. 16 marzo del 78, assassinio rapimento del presidente Moro. Ci mettiamo come coda 2 ottobre 80, Piazza Bologna. La copertina del libro, Daniele. Vedete nella copertina, scelte in maniera perfetta dagli autori, Bettino Craxi, Feltrinelli, Moro, lo stemma della NATO e lo stemma del KGB. Maurizio, a te, scusa Maurizio, Roberto, a te una riflessione, poi entriamo dentro questo saggio che tutti dovrebbero leggere e rileggere. Buongiorno a tutti, grazie ancora per essere qui. Un saluto al pubblico di Teleambiente. Questo libro è nato con la sinergia fra me e Maurizio Fiorentini ed è un libro in cui ho avuto l'occasione di mettere a frutto alcune conoscenze pregresse, ma innestandole su un percorso deangolato e originale rispetto alla morologia che si è sviluppata in questi decenni, una morologia che annovera sicuramente dei lavori importanti, alcuni molto pregevoli, che però paradossalmente ha dimenticato la cornice, che è quella di Alta, in cui calare la vicenda non soltanto morotea, ma la vicenda del decennio 1970-80, e questo spiega sia la scelta di lasciare a Bettino Craxi il preludio del nostro libro, e sia di farlo concludere in postfazione a Rino Formica.
un ex craxiano lucidissimo che all'alba dei 96 anni compendia in maniera estremamente significativa quello che non si è ancora chiuso, cioè i nodi afferenti all'equilibrio di Yalta che non sono stati assolutamente sciolti con la caduta del muro di Berlino nel 1989. Il coautore Roberto Valtolina ha citato proprio Rino Formica, che è la chiusura del libro, che è stupenda, e la citano gli autori, io ve la riporto, e poi Bettino Craxi. Allora, leggo e poi la parola a Maurizio Fiorentini. Le sentinelle furono l'ADC e il PC, gli esploratori furono Moro e il PSI. Vinsero i primi. In quella vittoria vi è la radice di tutti i mali dell'attuale sistema politico. Con simpatia ed amicizia, Rino Formica a Gero Grassi. Ricordiamo a Rino Formica, che ci ascolta, che naturalmente lui si ricorda la lettera di Berlinguer quando, dopo l'assassinio di Allende in Cile, disse: qui c'è qualcosa che sta accadendo nel mondo. E naturalmente la storia è questa. E poi bellissimo il prologo di Bettino Craxi, e con le lettere di Craxi alle quali non ha avuto quasi mai risposta, come dice: i presidenti vi risponderemo nell'altra addirittura senza risposta. E poi due motivi, un'autentica miniera. Maurizio Fiorentini, la riflessione, eccolo qua. La riflessione è quella che già nel libro poi si trova l'originale di questa riflessione, ed è singolare che è la stessa identica di Rino Formica, ma la nostra è dell'aprile del 1978. Voglio dire, in piena operazione Moro, il numero 3 dei Volci, mensile di Autonomia Operaia Romana, pubblica, e noi lo facciamo perché nel libro c'è l'originale, una foto. Daniele manda in sovrimpressione. Prego. Ecco. È bravissimo, grande, grande. No, voi siete stati bravi. Io non ho fatto che seguire le vostre tracce, avendo. Fantastico. Ecco, questo numero, che è, come dicevo, il 3, come vedete, ha come riflessione quella dei militari italiani che tengono sotto controllo degli esagitati che sventano la bandiera della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Il titolo è No alla clandestinità per amore né per forza, ma la domanda che sta nel redazionale è quella se Pecchioli, Partito Comunista, e Zaccagnini fossero fiancheggiatori delle BR. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del partito della ferma, fermissima, fermata, fermezza, che è niente più, niente meno, quello di cui parla il 96enne Rino Formica. Cioè parliamo dello scontro fra i guardiani di Yalta e coloro che volevano aprire un mondo multipolare. E Rino Formica, l'abbiamo portato in merito a conclusione del nostro libro, dichiara che chi voleva il mondo multipolare ha perso e hanno vinto i guardiani di Yalta. Questo, e poi c'è una curiosità su questo numero ci fu chiesto perché Pifano, che era un dirigente esattamente responsabile del collettivo degli ospedalieri nei Volci, fu incontrato da Vitalone. Vitalone era quello che era, cioè un magistrato leggermente vicino a Andreotti, leggermente tanto. Bello, e questo, leggermente vicino. Sì, esattamente. Iperpolitico. Esattamente. E Vitalone disse a Pifano che lui, Vitalone, e qui
sappiamo che cosa vuol dire, stava pensando alla possibilità che di fare una trattativa one to one, cioè liberare una persona che non avesse compiuto atti di sangue in carcere contro la liberazione di Moro. E se noi come collettivo, come comitato dei Volci, volevamo fare il megafono, perché altro non potevamo fare. Cosa vuol dire? Vuol dire andare in assemblea, cosa che abbiamo fatto all'università, e promuovere questa situazione nell'aria. Poi nell'aria poteva arrivare anche dove doveva. Sta il fatto che per provare qual era la nostra posizione, Pifano gli consegnò esattamente quello che splendidamente avete, quel numero 3 che splendidamente avete, eccolo qua. Sta di fatto che nelle 24 ore successive, attenzione che parliamo di fine, verso fine aprile, qualcosa del genere, quindi siamo molto vicini alla conclusione di... Nelle 24 ore successive Vidalone ritirò tutto, e nel libro troverete anche che ci fu una seconda idea, in questo caso di Pifano, su cosa poteva essere utile, e anche questo fu rinnegato. Quindi la domanda che ci poniamo è: chi era in grado, chi era il capo del capo di Vidalone? Questa è la domanda. Nel libro c'è la risposta, che non la disvegliamo perché dovete comperarlo e leggerlo, yes, per capire quello che è. Ritorniamo alla copertina. Roberto, Craxi, Feltrinelli, Moro. Un filo rosso di quegli anni con due, NATO e KGB. Una riflessione, perché voi parlate anche di Gladio, in quello caso Stay Behind, come ha detto il nostro amico presidente Cossiga. Oh, che bello questo. Prego. Ecco, questo che gli ascoltatori e i telespettatori stanno ammirando è il simbolo del comando supremo del Soviet sovietico, ed effigiato, esatto, anche nella nostra copertina. Allora, su Gladio... Noi abbiamo affrontato Gladio in maniera a sua volta originale. Innanzitutto Gladio, in merito all'operazione Moro, viene allertata esattamente il 15 febbraio 1978, cioè un mese prima del rapimento effettuato in via Fani il 16 marzo. Ex post possiamo dire che la struttura Gladio, adibita alla guerra politica, lasciò andare le cose come poi andarono, in vista dell'esito che poi si rivelò in via Caetani il 9 maggio. Gladio non era una struttura a sé stante, era una struttura come la P2, ma per motivi diversi dalla P2, di derivazione atlantica, e quindi l'allerta non portò a significative operazioni sul campo. Noi nel libro mettiamo in luce sia le figure sia di Paolo Emilio Taviani che di Aldo Moro, entrambi fondatori di Gladio. Che quest'ultimo sia stato uno dei fondatori di Gladio passa sempre in cavalleria, ma con Taviani fu lui proprio uno dei padri nobili. E questo ci aiuta a capire cosa le BR gli hanno chiesto durante la segregazione dei 55 giorni. Si è tentato da parte dello Stato durante i 55 giorni una mossa di guerra psicologica nei confronti delle BR, che consisteva nel fatto di tentare di convincere le stesse BR di non aver sequestrato chissà chi. Invece Moro era effettivamente chissà chi. Moro era stato 5 volte presidente del Consiglio, era stato ministro della giustizia, ripetutamente era stato ministro degli esteri, era stato capo della segreteria del partito, era capo di una corrente che annoverava vari ministri e sottosegretari a 20 delega alla difesa e ai servizi segreti. Quindi, se non era Moro quello che poteva conoscere e detenere segreti anche di carattere militare, chi li poteva detenere? Lui li deteneva senz'altro. Quindi il personaggio aveva conoscenze di prima fascia, e l'interrogatorio che ha subito lo dimostra.
A me peraltro ha sempre colpito, apro una breve parentesi, il modo in cui è stato condotto nel suo confronto l'interrogatorio, che è stato condotto non a 360 gradi ma a 720 gradi, proprio a tutto campo, ed è significativa da questo punto di vista la domanda che i carcerieri, e qui si apre una sottoparentesi, su chi effettivamente gli fece gli interrogatori, chiusa la sottoparentesi, è molto interessante vedere come, constatare come a Moro fu chiesto il motivo della nomina di Giuseppe Nobili a capo della Montedison. E questo è molto inquietante, anche perché andrebbe chiarito come questo si inserì nella strategia delle Brigate Rosse. Chiusa parentesi, tornando a Gladio, è passato in cavalleria un altro aspetto. Il 16 marzo 1978, quando Moro viene rapito in Afani, la stampa francese, significativamente, non quella italiana, la stampa francese comunica che la NATO ha istituito subito lo stato di massima allerta, proprio per i segreti di carattere militare che Moro deteneva, anche perché in quel momento Moro non si sapeva cosa sapeva fino a quanto avrebbe parlato e cosa avrebbe detto. In merito a Gladio, poi, è significativo notare come 39 dei bossoli repertati in Via Fani fossero prodotti dalla Fiocchi di Lecco, che si trovava all'epoca a Lecco, a 20 km da casa mia, una zona peraltro, quella di Lecco, che pullulava di moltissimi agenti ed esponenti di Gladio. E quella partita di bossoli, calibro 9 Parabellum, faceva parte di una partita che uscì all'incirca nel 1973 dalla fabbrica di munizioni, era destinata all'Egitto, passò probabilmente per le mani di un organizzatore palestinese di matrice marxista, per poi arrivare negli arsenali brigatisti. In definitiva, Gladio, come la P2, viene inserita da noi autori, sicuramente dalla vicenda Moro, ma proprio perché Yalta è la bussola, vengono inseriti sia Gladio che la P2 come forze sicuramente italiane, ma che vanno inquadrate in una vicenda molto più complessa. Si diceva prima, da parte di Maurizio, che Formica, in quella concisa lettera a Giro Grassi, sottolineò chi venne sconfitto durante i 55 giorni, cioè coloro che volevano cercare un'alternativa agli Yalta, tra cui ovviamente Bettino Craxi. Ecco, quei 55 giorni di partito dalla Ferbetta furono un caso unico nella storia, perché quel partito mai ebbe precedenti e mai ebbe successori. Al di là del Busillis rappresentato dalla sorte dell'ostaggio, la vera cifra per capire il perché del partito della Ferbetta è il seguente: il partito della Ferbetta doveva mantenere vivi gli equilibri di Yalta. Bene, allora grazie Roberto. Abbiamo un paio di minuti con Maurizio prima dello stop della pubblicità Progresso, e diciamo in questi pochi minuti, cioè dare uno spaccato della sua realtà e presenza in Autonomia Operaia Romana, in questo caso, poi ritorniamo dentro al libro ripartendo da un altro dei personaggi in copertina. Ecco, Maurizio Fiorentini, tu hai citato Pifano ed è un tema sempre quello ricorrente, come voi parlate nel libro del Lodo Moro, che noi a Telambiente abbiamo presentato anche in virtù degli accadimenti attuali. Una tua piccola riflessione per gli ospiti di Teleambiente che non ti conoscono, a te la parola. Allora, per parlare dell'autonomia operaia romana e quindi dei collettivi di autonomia operaia romana e quindi del comitato dei Volci, senza essere di parte, riferisco testualmente cosa rispose per iscritto il generale Dalla Chiesa
a richiesta della commissione stragi su come erano composte e come erano organizzate tutte le estreme sinistre italiane. Rispondo per la parte che il generale Dalla Chiesa si riferiva e riferì rispetto a noi. Allora, i Volci erano organizzati in collettivi che erano operativi in tutti i quartieri, e nei quartieri c'erano più collettivi perché c'erano anche collettivi di via, tant'è vero che io avevo il mio collettivo di via. L'attività dei Volci era un'attività collettiva, nel senso che ogni collettivo aveva la sua attività sociale, che era prettamente dedicata a essere insieme ai proletari nell'autoriduzione delle bollette, nel cercare di ridurre le spese per quanto riguarda i bisogni primari, nelle occupazioni delle case, nella istruzione, facendo ripetizioni, questo è meno noto per chi non fa tanto maschietto, ripetizioni a tutti i figli di proletari, nella sicurezza e nella gestione della sicurezza nei cortei. Queste sono parole di, cioè questi sono scritti di Dalla Chiesa, così io mi tengo chiaro da questo punto di vista. I collettivi poi interagivano almeno una volta a settimana all'interno del comitato. Faccio presente che quando io ho sentito negli anni recenti parlare uno vale uno, ho leggermente sorriso, perché le nostre decisioni collettive arrivavano a essere discusse in assemblee che superavano anche le 3.000 persone per alzata di mano. Quindi stiamo parlando di altri tempi. Detto questo, i Volci avevano una struttura prettamente, per questo ebbero molte defezioni, difensiva, ritenuta tale, e dimostrativa, cosiddetta. Qui non porto Dalla Chiesa, qui porto le critiche di coloro che ci vedevano in questa maniera. Quindi autonomia operaia romana, che è una cosa diversa da autonomia operaia organizzata piuttosto a Milano o magari a Napoli, ma molto, molto simile a quella veneta, anche se c'erano anche lì delle differenze, era una realtà di questo genere, dove la partecipazione del collettivo e nel collettivo era praticamente 24 su 24. Non esistevano i leader, esisteva chi si prendeva le responsabilità e a chi veniva chiesto di prendersi. Nel caso mio, si prese la responsabilità di fare un certo tipo di controinformazione, quando poi questa, come tutte le controinformazioni, richiede studi, divenne un po' armiamoci e partite, perché c'era da studiare molto. E... Grazie Maurizio. Prego. Pubblicità ambiente per la divisa dell'ambiente, ma ritorniamo subito, è una promessa, una minaccia per la comunità di teleambiente. Eccoci nuovamente in studio con Maurizio Fiorentini e Roberto Valtolina, autori di questo saggio interessante, The Masquerade, da Osvaldo all'Operazione Fritz, prefazione di Ferruccio Pinotti per i tipi della Frascati e Serra di Falco, 256 pagine da leggere con attenzione. Per capire, usiamo quelle frasi fatte e rifatte, per capire il passato, vivere il presente e, se possibile, non caderci nel futuro. Vi ricordo, e questo mi ha colpito, perché il famoso treno presente nel film di Sergio Leone, Giù la festa, fu ideato dal nonno di Maurizio Fiorentini,
specializzati, yes, in effetti speciali, anche ottici, con le macchine da presa per la cinematografia dei tempi della De Paulis. Via Tiburtina c'è ancora, non è più come una volta, ma esistono sempre. Maurizio, grazie, questo... grande, grande. No, no, un flash, un paio di minuti, perché poi riprendiamo con Roberto, perché ci deve spiegare la presenza di Feltrinelli in copertina. Noi l'abbiamo già detto, chi ha vissuto quegli anni li sa, io ne so qualcosa di più perché il magistrato Antonio Bevere mi raccontò quei giorni e quei fatti. Allora, Roberto, Feltrinelli, che è una, è uno spartiacque in questo mondo e che sappiamo benissimo, e che, ripeto, quando ci sono questi accadimenti che io vi ho detto, Moro, Mattei, i colonnelli, Piazza Fontana, stazione di Bologna, di Feltrinelli non se ne parla mai. Nel ricordo, l'anno scorso l'abbiamo presentato con Ferruccio Pinotti per i 50 anni, questa vicenda del 14 marzo del 72 viene obliata dalla stampa italiana, anche se, e nel libro Untold viene scritto, anche le persone più care non ne hanno voluto parlare o che se ne parlasse. A te la parola, poi ritorniamo con Maurizio, perché ci deve raccontare i missili di Epifani. Prego. Immaginavo che te l'avresti chiesto. Immaginavo. Te l'aspettavo. Oh, giustamente. E, allora, il personaggio Giacomo Feltrinelli è stato in generale, in particolare per la temperie qui visse, un personaggio più unico che raro. Un miliardario facente capo a una delle prime tre famiglie più ricche d'Italia, avente in dote un patrimonio sconfinato, agente di influenza, come mi disse l'ex presidente della commissione stragi Giovanni Pellegrino, capace di parlare cinque lingue. Personaggio simile chiaramente attirava l'attenzione, come ha attirato l'attenzione di tutte le intelligence mondiali, ed è quindi ancora più strano, come ricordavi tu Giuseppe, che non se ne, che non se ne, che all'epoca non se ne parlasse, e ancora oggi fondamentalmente se ne parli poco. Giacomo Feltrinelli era il punto ministro degli esteri delle Brigate Rosse, come disse a me e prima ancora ad altri Alberto Franceschini. Fu il punto di riferimento... No, Alberto Franceschini, breve nota, per i più giovani, non per quelli come me che si stingono i capelli. Fondatore insieme a Renato Curcio nel 1970 delle Brigate Rosse. Ritorniamo a Feltrinelli. Ministro degli esteri delle BR, Feltrinelli, e punto di riferimento per quella galassia che occupava la sinistra del PC, che faceva capo del partito a Pietro Secchia e a Francesco Moranino, cioè coloro che erano abbagliati dal mito della resistenza tradita e che alla fine della guerra avevano momentaneamente sotterrato le armi con la riserva mentale di riprenderle appena necessario, cioè di terminare la rivoluzione che non si riuscì a porre in essere con la fine della Seconda Guerra Mondiale. E già Giacomo Feltrinelli incomincia l'apice del suo processo rivoluzionario proprio alla fine degli anni 60. Evidentemente nemico della riedizione di compromesso storico che Aldo Moro e Berlinguer stanno portando avanti in quel momento. Enrico Berlinguer e Aldo Moro stanno riaggiornando la formula del compromesso storico risalente alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che vedeva allora quei protagonisti, che vide allora quei protagonisti, Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti. E guarda caso, Feltrinelli incomincia a finanziare molte galassie della sinistra extraparlamentare, comincia ad approcciare le BR, ha a che fare con i RAS di potere operaio, penso in particolare a Franco Piperno, addirittura arriva a finanziare l'ultima campagna elettorale del Manifesto, con una cifra peraltro ingente dell'epoca. Ma il personaggio va calato nel contesto internazionale. Prima si è
fatto capire subito che la cifra del nostro libro è alta, ed è all'interno di questa cornice che il personaggio va colto nella sua essenza, anche perché tu, Giuseppe, hai citato Moro e Mattei. E da un certo punto di vista, Feltrinelli, come Moro e Mattei, seppur per motivi in parte diversi, in parte analoghi, può considerarsi una vittima di Yalta, perché era un personaggio che era inviso allo sdece francese per la sua opera di sostegno alla causa di liberazione algerina. Era ovviamente inviso alla CIA, nonostante l'editto fosse stato apprezzato dall'agenzia americana per l'opera del dottor Zivago, che diede molti grattacapi al KGB e alla Russia e all'Unione Sovietica in particolare, ma in quel momento Feltrinelli, ovviamente finanziatore dell'estrema sinistra, e con l'idea continua che le vi erano ereditato di buttare fuori i presidi NATO dall'Italia, era chiaramente un nemico per l'Oltreatlantico, ed era nemico anche del Mossad, e scoprì che il nostro finanziò tre partite di armi, tre forniture di armi agli allora capi del nascente fronte popolare per la liberazione della Palestina, guidato da Giorgio Abascio e di Haddad, quindi un pericolo costante. Non a caso Feltrinelli muore in un'operazione di false flag il 14 marzo 1972, proprio mentre Berlinguer stava tenendo il convegno a Milano, per i motivi che abbiamo detto, a livello politico, e muore Feltrinelli vicini in una zona che era vicinissima a due delle tre basi che il Mossad aveva allora a Milano. Quali sono le linee quali furono le linee dell'agire di Feltrinelli, appunto, da incasellare Yalta? Furono le linee dei comandi espresse dai comandi congiunti del patto di Varsavia. Feltrinelli si mosse proprio su queste direttrici. Il baricentro di queste direttrici era il disarmo dell'Occidente, non solo a livello militare, ma anche strategico-politico. L'obiettivo era il discredito sistematico della credibilità degli Stati Uniti d'America, che avrebbe creato spazi nei quali inserirsi per l'egemonia progressista, che doveva estrinsecarsi su tre basi. In primo luogo la discorsività politica. Da parte sovietica e dei suoi satelliti si voleva creare delle piattaforme coagulanti l'antiimperialismo europeo, e Feltrinelli si adoperò per conto dell'Internazionale Socialista. La seconda linea era la lotta di classe cospirativa. Si trattava di creare, da parte delle forze dell'Est, strutture paramilitari, e Feltrinelli fu la sorgente della filiera logistica che vide la Svizzera come la camera finanziaria e la Palestina, oltre che la Francia, la Palestina a livello più propriamente militare. E infine un terzo elemento di grande interesse fu l'attivazione delle forze fasciste e neofasciste. In Antold ho cominciato a porre l'attenzione su questo aspetto. Ed è un aspetto che scardina le visioni che di Feltrinelli si hanno ancora sia a destra che a sinistra. Allora, in quella attivazione di forze neofasciste e neofasciste, con grande finezza strategica, l'Est voleva strumentalizzare, per quanto riguarda l'Italia, alcune frange dell'estrema destra in ottica antiborghese. E questo si evince da un libro che Feltrinelli scrive proprio nel 68. Italia 1968, guerriglia politica, tesi e proposte per un'avanguardia comunista, dove lui, pur dichiarando la contrarietà ideologica verso quelle formazioni, dichiara di volersene avvalere per destabilizzare gli equilibri occidentali. E d'altronde i rapporti che ebbe la Stasi, il servizio segreto della Germania Est, con l'estrema destra, sono documentati da una ricca casistica. Quindi per chiudere, Feltrinelli è un'altra delle vittime di Yalta che si possono aggiungere al novero. Abbiamo detto che Feltrinelli muore per questi motivi, inviso alla Francia, inviso al Mossad, inviso agli americani, inviso anche alla Germania Ovest, ovviamente, per i rapporti che aveva con la Germania Est. E all'interno della cornice di Yalta si spiega appunto anche la morte di Moro. Moro aveva patrocinato e appoggiato la politica energetica di Mattei nel bacino del Mediterraneo.
superando la mediazione delle compagnie petrolifere, Mattei voleva rivolgersi direttamente ai produttori arabi. Lo stesso Mattei, in modo diverso da Petrinelli, appoggiò le aspirazioni indipendentiste dell'Algeria. Roberto, perfetto, sì, come sempre. Quanto abbiamo, regia? 6 minuti. Allora, 6 minuti. Ne diamo di più al nostro ospite, alla new entry di Maurizio Fiorentini, perché i temi sono tanti. Lui naturalmente vorrebbe dire altre cose, ma ci vediamo presto a Telambiente per affrontare in maniera organica altri temi. Ma il vostro libro è stupendo, perché a pagina 153, pensate, questi due bravissimi cosa hanno fatto: il divino Tella e Giucas Casella presentano il gioco delle tre carte. Questo, e poi ne trarrete un film, ne trarrete una fiction. Pensate, in ordine di apparizione, Giulio Andreotti, Rognoni dalla Chiesa, vi leggo i nomi più conosciuti, Pomarici, Bonisoli, Gotor, attuale assessore alla cultura a Roma, Calvaligi, Mino Pecorelli, Sergio Flamigni, Maurizio Fiorentino degli autori e il mio amico Francesco Cossiga, interprete principale, come lo chiamano, special guest, voglio dire. Una riflessione su questo e sulle altre cose che ti senti di dire alla comunità di Teleambiente, con l'impegno di rivederci prossimamente per affrontare altri temi correlati a questa tragica attualità. Prego, Maurizio. Ai telespettatori dell'ambiente chiedo una cosa che è la più scontata, ma non è scontata per niente: leggetelo, perché ha un suo essere completamente diverso da quello che vi aspettate. Io vi posso dire che l'editore, quando ha ricevuto il testo, tremava perché si aspettava un testo fazioso, e poi è letteralmente, come tutti coloro che arrivano alla 20ª e rotte pagine, impazzito, perché è un testo dove vengono tutti chiamati all'appello. Tutti coloro che sono in campo veramente e tutti coloro che sono fuori del campo e tutti coloro che si trovano davanti a una piena del Nilo che non sanno come contenere all'inizio e che alla fine trovano un modo per farla risultare ai propri fini. Nessuno viene escluso da questo testo, nessuno, ma nessuno nella maniera più assoluta. Ci sono e ci sarà il grandissimo capo della NATO, per caso comandante americano, per caso che arriva esattamente in carica nel 1974 e che smette per caso nel 1979. Stiamo parlando del supremo capo della NATO in Europa, che per caso poi è diventato consigliere anche di qualche presidente della Repubblica Americana, che per caso aveva con sé un uomo ancora vivente, di cui fino ad oggi non si è parlato, americano anche lui, che per caso entrava tutte le mattine al Ministero degli Interni e che riceveva i documenti che arrivavano prima che li vedesse Cossiga o qualcun altro. Non sbaglio sono Alexander Haig e Pizzenek. No, il secondo non è lui, il secondo è un amico di Renzi, Michael Lidin. Bene, andiamo, perfetto. Continua. Vedo bloccata l'immagine, ma continuo. No, tranquillo,
Non ti blocca nessuno qui. Perfetto. Allora, da un lato del campo abbiamo queste figure. Faccio presente che agli atti esiste il Tribunale di Roma che chiede al Ministero degli Interni italiano i documenti su caso Moro. La risposta è: non esiste nessun documento al Ministero degli Interni. Dopodiché il Tribunale chiede le registrazioni, intercettazioni. La risposta è: il Ministero degli Interni non ha nessuna intercettazione né registrazione sul caso Moro. Adesso andiamo all'altra parte del campo. I signorini, cosiddetti signorini, stiamo parlando di Adriana Faranda e Valerio Morucci, cioè stiamo parlando di ex potere operaio entrati nella colonna romana delle Brigate Rosse che ha condotto l'operazione Fritz, vengono arrestati nella casa di Raimondo Pianello e Sandra Mondaini, nel senso nella casa conforto. Nonno Conforto, che va lì a trovare i nipoti, dove vive la figlia, è un pluripremiato con pensione, sia lui che la moglie, del KGB. Andatevi a leggere il capitolo Casa Conforto. Certo, come no? È colui che garantisce gli affari tra l'Unione Sovietica e la Feltrinelli. Prego. Dai, dai, che poi ci ritorniamo su questi temi, perché ci facciamo un'altra... In Casa Conforto ci trovate un giornalista, tale Tutino, che è arrivato 3 mesi prima che arrivassero i signorini ed ha intrapreso un rapporto di grande amicizia con la figlia di Conforto. Il tale Tutino è colui che ha presentato Fidel Castro a Feltrinelli. Esatto. Vai indietro, allora, se no... Perfetto, dai così. Fermati così. No, se vieni avanti ti si vedono solo gli occhiali. Ecco qui. No, sono fermo, io non mi vedo proprio. Però parlo. Bene, forte e chiaro. Perfetto. Benissimo. Allora, perché leggere? Perché a un certo punto troverete anche un distintivo che è pubblicato in copertina. E questo, rimanda al distintivo, che su questo chiudiamo l'intervento di Maurizio e poi 30 secondi a Roberto e poi linea alla rete. Ecco, no, quell'altro, quello della NATO, ecco, non state, sì, troppo a destra. Questo è quello trovato a questo grado. Distintivo troverete nel libro dove è stato verbalizzato il 18 aprile del 1978. Attenzione che in 5 processi, 3 commissioni e 1,5 milioni di slide di libri, nessuno ha letto quel verbale, che è pubblico. Se lo sono scordato, noi no, noi lo pubblichiamo quel verbale. Ed è un verbale successivo alla seduta spiritica e ai tuffi nel lago dei 10 centimetri e al falso comunicato ed è relativo a un sequestro dei 1115 reperti nel covo più importante d'Italia delle BR. E chiudo. Maurizio, allora, stupenda l'immagine trovata a pagina 122. Con te e con Roberto ripartiamo da quel Natale del 71 nella villa di Oberhof di Feltrinelli nella prossima puntata. Tienti proprio 30 secondi. Roberto, 30 secondi. A te la linea, poi 30 secondi a Maurizio per chiudere e passare la linea alla rete, altrimenti ci tagliano. Roberto, 30 secondi, dai. Sì, lì è in quel capodanno il libro termina, partito a ritroso da Casa Conforto e finisce lì e si ricostruisce tutta la filiera, dicevo prima, che Feltrinelli ha ideato e che ha portato anche al sequestro Moro. Le Brigate Rosse di marca morettiana, quelle che inaugurano la seconda fase delle BR dopo l'arresto di Curcio Franceschini a Pinerolo l'8 settembre 1974, sono BR di chiara marca gappista.
e da qui ripartiamo con la prossima intervista. Maurizio Fiorentini, il titolo come se fosse sui volsci. Cosa dire alla comunità di Dell'Ambiente? Cosa dire a chi deve e deve leggere per forza questo vostro saggio per capirne di più? Il titolo proprio. Il titolo è esattamente The Masquerade. Con questo titolo significa che chi legge questo manoscritto di controinformazione toglie la maschera a chi se l'è messa e che continua a mettersela in questi anni, grazie, per 50 anni. Grazie a Maurizio Fiorentini, grazie a Roberto Valtolina, l'immagine, ripeti, The Masquerade. Noi vi ringraziamo, salutiamo tutta la comunità di Dell'Ambiente e prendiamo impegno di parlare di questo vostro saggio, svelando quello che naturalmente in un'ora di tempo non è possibile dire e fare nella temperie che stiamo vivendo. Grazie, linea alla regia, rimanete con noi.